Parafrasando Sergio Leone, quando un uomo con un cellulare incontra un uomo con 15 cellulari, l'uomo con un cellulare è un cacciatore di Pokémon fallito. A Taiwan si aggira per le strade della città di Taipei un uomo in bicicletta che ha trasformato il suo mezzo di trasporto nella più perfetta macchina a chiappa animaletti del mondo. Chen San Quan, o meglio nonno Pokémon come conosciuto dagli abitanti del suo quartiere, ha 70 anni e ha cominciato a giocare a Pokémon Go dal 2016, istruito dal nipote. Col tempo ha affinato la sua tecnica, ma soprattutto ha costruito l'arma definitiva, 4.800 dollari di tecnologia su due ruote. Ho iniziato con un cellulare, dice Chen, e dopo un mese sono diventati 3, poi 6 e oggi 15. Grazie ai power bank riesce a cacciare fino a sera, pedalando senza fretta, perché l'obiettivo è sì prenderli tutti, ma soprattutto giocare in compagnia.